Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 12 gennaio del 2020. Tanti auguri a tutti quanti voi, una bella domenica e vi spero di risparmiare in pochi minuti la lettura dei giornali di oggi che, vi dico la verità, sono noiosissimi, succede, ma in questa domenica delle cose sexy non ci sono. Intanto si è svelato il giallo, che non era giallo, del missile iraniano, perché gli iraniani hanno confessato di essere stati loro, attraverso un tragico errore umano, a lanciare un missile contro una base irachena invece prendere un aereo di linea ucraina che partiva da Teheran, facendo così la bellezza drammatica di 176 morti. 176 morti, lo hanno ammesso, era inequivocabile che fosse un errore umano, perché immagino che questo fosse, perché il lanciarazzi, l'uomo che lanciava i razzi contro, l'uomo addetto ai razzi iraniani, ha scambiato quell'aereo con 176 cristiani a bordo, o musulmani a bordo, come si suol dire, in un missile americano cruise. Manifestazioni ieri, oggi dicono i giornali, contro Khamenei, l'ayatollah che guida l'Iran, che non è così poi apprezzato, perché l'altro giorno abbiamo visto le grandi manifestazioni per Soleimani, e oggi invece ci sono le manifestazioni degli studenti che in un regime duro come quello iraniano iniziano a manifestare duro. Perché vi faccio soltanto notare che oggi è nelle pagine dei giornali, lasciata un po' là, che l'ambasciatore inglese, che si è permesso di filmare con il suo telefonino queste manifestazioni, è stato arrestato. Cioè, non poteva filmarle, le manifestazioni c'erano, ma l'ambasciatore non poteva filmarle. Il pezzo migliore di oggi sulla questione iraniana, così non perdete tempo, Rossana, Loretta, Annalisa, che vi vedo in collegamento, Francesca, Dario e Maria, che è arrivata ora, sapete qual è? Il pezzo migliore è quello di Fiamma Nierenstein sul giornale di oggi, che dice, scusatemi, toc toc, sono forse gli stessi iraniani a cui Obama voleva dare più o meno la possibilità di costruire le centrali nucleari, ma veramente vogliamo dare a quelli che sbagliano a lanciare un missile, mettiamo che abbiano sbagliato, vogliamo lasciare questa specie di grande, gigantesca torta che si chiama energia nucleare, che possono usare nella maniera che neanche vogliamo pensare? Beh, insomma, io inizio a capire perché gli israeliani questa cosa non la amano molto. Seconda notizia della giornata è è la questione, diciamo, sempre di politica estera su Macron, e qui la cosa è molto semplice. Macron voleva fare una grande rivoluzione delle pensioni. Vi ricordo il Figaro di quest'anno, che dice, in un titolo a caratteri cubitali, superata quota 100, inteso come debito pubblico, cioè i francesi, mentre noi facciamo più o meno, siamo attenti ai nostri conti, fanno un po' come gli pare a loro, e sulle pensioni devono trovare una soluzione. Il primo motivo per cui devono trovare una soluzione è che hanno 42 regimi diversi di tipo pensionistico: gli avvocati, i ferrotranvieri, cioè hanno ognuno il loro sistema. E tra l'altro il sistema pensionistico, che per noi sarebbe una cosa pazzesca se solo la raccontiamo, il sistema pensionistico francese cosa prevede? Che si vada in pensione con una pensione rapportata ai 25 anni di stipendio migliori nella storia professionale di una persona, il che ovviamente scorrela completamente l'assegno di pensione dai contributi versati, un po' come avveniva in Italia, più che completamente lo scorrela abbastanza. Ecco, questo sistema è stato abolito in Italia, ovviamente giustamente, e in Francia ancora ce l'hanno. Quindi il tema fondamentale è che Macron ha cercato di fare una piccola riforma delle pensioni, che noi abbiamo fatto anni fa, addirittura la loro età pensionabile vuole essere riportata a 64 anni, quando noi siamo già a 67. Bene, insomma, ve la faccio semplice: i sindacati là, quando si arrabbiano davvero, perché vanno in piazza insieme ai cittadini e agli gilets jaunes. Insomma, la riforma pare che non passi. Nel frattempo, sul fronte politico italiano, vi segnalo che Di Maio ieri ha chiesto aiuto, si è occupato della Libia, sì, insomma, diciamo, le cazzate le può fare, ma insomma, la vera cosa di cui si è occupato ieri Di Maio è la sua poltrona! E quindi, dopo che il Fatto Quotidiano tre giorni fa, il Foglio, dicesse che Di Maio mollava, poi il Fatto Quotidiano, che il loro giornale, dice che Di Maio si sarebbe dimesso, era là per dimettersi, beh, oggi Di Maio, ieri i giornali hanno ripreso tutti le dimissioni di Di Maio da capo politico. Cosa è successo ieri? Che Di Maio ha chiesto ai suoi tre amichetti: ragazzi, oh, fate vedere che io non sono da solo. E quindi abbiamo avuto Spatafora,
ministro dello sport, attacchi cinici da chi gli deve molto. Ma chi è che gli deve molto a Di Maio? Io non lo so, comunque sia, attacchi cinici a chi gli deve molto sul Corriere della Sera. E poi Bonafede! Bonafede, ovviamente il ministro della giustizia non può che parlare col fatto, Di Maio resti capo e ministro, insomma come erano De Mita o Craxi. E poi Buffagni, l'altro che in realtà è l'anima del Nord, che in questo caso invece è vicino a Di Maio, dice avvoltoi! Insomma, i tre uomini di Di Maio, oggi su tutti i giornali, Corriere, Repubblica, Paperino e Il Fatto, cercano di spiegare che Di Maio deve restare là. Allora, toc toc! Quando Travaglio oggi fa il fondo e in cui inizia a dire gli italiani, i giornalisti italiani sono, com'è che dice, sono come dice, aspetta ve lo leggo, sono l'inaffidabilità dei giornalisti italiani, tutti tranne lui, dice una stronzata, perché da quell'enorme, diciamo, come si chiama, da quell'enorme altare da cui lui celebra le sue, diciamo, perle di saggezza giudiziaria, non si rende conto delle minchiate che lui continua a dire e dei messaggi che lui continua a fare, d'accordo con Casalino e con Conte e forse con Di Maio, si doveva dimettere ieri, oggi non si deve dimettere, ma perché... E Travaglio dice che i giornalisti italiani sono tutti inaffidabili perché si sono permessi di dire che Conte, il suo amichetto Conte, ha fatto una figura, probabilmente ci vanno insieme a cena alla barchetta o prendono le tessere del telefonino insieme con il figlio, ma non so qual è il motivo per il quale questo folle amore nei confronti a Conte, non penso che sia una roba, diciamo, sentimentale, ecco, penso che sia proprio una cosa politica, Conte, l'uomo debole che piace a Travaglio, beh, questo Conte, altro che figuraccia nel non aver visto Serraci ieri a due giorni fa a Roma, è stata, i giornali hanno esagerato questa cosa qua, perché ieri è venuto a Roma e pensate un po', c'è il cessate il fuoco. Il problema del povero Travaglio è che oltre a non capire assolutamente nulla di economia, zero, e questo lo so per esperienza personale, perché 2 più 2 bisogna fare uno schemino per fargli capire quant'è. Il problema è che anche di politica estera convenga che legga persone un po' più serie, magari qualche giornale internazionale, se non si fida dei giornali italiani, magari Maurizio Molinari, che oggi ci spiega esattamente quello che sta succedendo in Libia, che è una storia che non ha nulla a che vedere con quello là, con Conte. Quella è stata una figura clamorosa di palta sui rapporti con il mondo, il fatto di aver inventato un incontro diplomatico a due tra i due grandi nemici. In realtà quello che è successo è che Molinari, sempre il numero uno, se volete capire cosa succede in politica estera in Medio Oriente dovete leggere Molinari sulla stampa, beh, che cosa ci dice Molinari oggi sulla stampa? Quella è una grande, enorme battaglia nel mondo sunnita con turchi e arabi che si contrastano perché i turchi vorrebbero fare una sorta di impero ottomano, passatemi il termine, che Molinari racconta molto meglio, e gli arabi insieme ai loro alleati e soprattutto l'Egitto, questa roba non la vogliono. E qual è il terreno di scontro? Il terreno di scontro è la Libia, e nella Libia chi sta muovendo le pedine sono appunto i turchi con i russi. Haftar, il capo della Cirenaica, nemico di Serraci, sapete che cosa sta facendo? A tutto il mondo contro i turchi e Serraci, con l'Italia in mezzo che fa la fenomena. Questo non lo dice, praticamente l'universo mondo racconta questa storia, tranne Travaglio che ci spiega che è stata una grandissima mossa quella di Conte di invitare sia Serraci sia Haftar e beccare il rifiuto di Serraci. Quindi i giornalisti italiani sono inaffidabili. Travaglio, fatti un esame di coscienza, ma è difficile che il suo ego ipertrofico possa pensare alla sola parola esame, come fico è impossibile da dirsi per Fonzi. Andiamo avanti, a proposito di fichi e di ego, cosa dice Renzi del nuovo partito di Zingaretti? Beh, Zingaretti dice faccio un partito in una maniera che ieri abbiamo un po' sfottuto tutti quanti noi, oggi Massimo Giannini ci fa capire che è una svolta come quella, non so, de Berlinguer. In realtà questo è un partito, dice Renzi, che se vuole diventare, in un'intervista che fa oggi al Corriere della Sera, se vuole diventare il partito de sinistra alla Corbyn o come si chiama, alla Sanders, beh, dice giustamente dal suo punto di vista, beh, insomma, c'ho un'autostrada di voti che arriveranno a me. Io non so se i voti, anche se quello fa Corbyn, arriveranno mai a Renzi, perché non è proprio il più amato degli italiani, però trovo abbastanza interessante questa analisi di un partito aperto alle sardine, aperto agli ambientalisti, aperto come appunto una scatoletta di tonno, l'idea del fare movimento, fa un po' di casino per cambiare le cose. Sala dice giustamente oggi il sindaco di Milano,
insomma, speriamo che non sia soltanto un'operazione di facciata questa, che serva a qualche cosa. Diciamo che di politica che altro c'ha? Insomma, le solite cose, non c'è molto. I grillini, c'è il solito casino, i probiviri scriveranno 35 lettere perché non pagano i morosi del Movimento 5 Stelle l'obolo a Casaleggio, che nel frattempo, come nota giustamente oggi il giornale, si mette a querelare un piccolo foglio online, poiché si è fatto un partigiano, mi interessa relativamente, perché ha fatto delle critiche al sistema democratico della Casaleggio, ma questo ormai siamo abituati, anch'io ricevo per questa zuppa querele ormai una volta alla settimana. Ci vogliono, perché soprattutto per noi che non abbiamo delle grandi strutture, dei grandi editori alle spalle, è un bel casino e qualche volta ci dobbiamo pensare a moderarci. Il Tempo ci spiega che non solo dovevano restituire delle quote dei loro stipendi, quelli del Movimento 5 Stelle, ma le cosiddette indennità di carica, cioè se uno era presidente di una commissione, presidente della minchia, eccetera, ti davano un po' di soldi in più e secondo lo statuto del Movimento 5 Stelle dovevi ridarle indietro. Secondo voi gliel'hanno ridato indietro? No! Se i sottenuti arrivano a Roma e diventano come il marziano, cioè invisibili. Beh, però vi voglio veramente far godere, perché voi pensate che l'Italia sia un casino, che i nostri sindaci, che l'Appendino, che forse diventerà, dice oggi Repubblica, la partner di Di Maio nella gestione del partito, la Raggi, quella che oggi va a inaugurare i mercatini tutta contenta, l'unica cosa che riesce a twittare, che noi siamo messi male. Ma io vi voglio parlare di una cosa molto semplice che ho letto oggi su Repubblica. A Barcellona dovete sapere che c'è una grande, favolosa sindaca progressista che si chiama Colau. Sta Colau è una sciagura che la metà basta. Quando tu leggi quello che fa la Colau, quasi dici, per fortuna che abbiamo la Raggi. Vabbè, adesso sto esagerando. Comunque, quando leggi che c'è la Colau, dici, vabbè, ma ammazza, non siamo i soli a essere totalmente rintronati. Sapete cosa vuole la sindaca della città catalana? Che vengano aboliti i voli tra Barcellona e Madrid, perché, come dice compiaciuto il giornalista di Repubblica, inquinano. Toc toc! Prima cosa che non è difficile da capire, io non so perché non entra in mente i nostri giornalisti, che invece di fare i cronisti fanno gli opinionisti come in questo caso, la CO2 non è un inquinante, CO2 non è un inquinante, è semmai uno dei gas che potrebbero causare l'effetto serra, ma non è un inquinante, non si muore di CO2, ma questo ovviamente ai giornalisti italiani non è chiaro. Sul mio libro Le tasse invisibili faccio un capitolo su questa roba qua del CO2, ma comunque sta Colau vuole chiudere perché si produce CO2 nei voli aerei tra Madrid e Barcellona, quindi dice andate in treno che va tanto bene, non andate in aereo, vi sembra? Adesso io spero che non ci siano tra quelli che seguono la zuppa i cazzoni ambientalisti che dicono che non si debba viaggiare in aereo. Io quasi mi viene voglia di prendere un aereo, se non costasse, per andarmene, non so, a Fiumicino. Cioè, da Roma a centro a Fiumicino. Vorrei un aereo per andarmene, che ne so, a Portercole, sto a Roma. Un aereo per andarmene anche 40 chilometri. Ma si può essere così pazzi che la cosiddetta navetta tra Barcellona e Madrid, come fosse Roma-Milano, è la stessa distanza 500 km, c'è un sindaco che invece di occuparsi dei problemi del paese dice non si deve andare in aereo perché inquina. Cioè siamo nel, non so, nella preistoria, nella decrescita felice. Oggi c'è un, tra l'altro poi ci sono delle grafiche su quella roba di Repubblica che io mi chiedo. Loro dicono che tra Barcellona e Madrid ci vogliono 2 ore e 30 in treno, sono 504 chilometri. Io lo so perché faccio il pendolare, tra Roma e Milano ce ne vogliono 3 e sono 560 km, quindi la loro alta velocità pare funzioni meglio della nostra, che viene considerata fantastica. Tra l'altro Trenitalia andrà a fare la concorrenza anche su quell'alta velocità, ma lì funziona meglio da noi. Noi siamo i fenomeni dell'alta velocità, loro tra Madrid e Barcellona 2 ore e mezzo e noi 3 ore, quindi complimenti. Ma la cosa che non mi spiego, com'è possibile che l'alta velocità, secondo la grafica della Repubblica, ci metta 2 ore e 30 e i voli per 504 km ci mettano 1 ora e 15? Mentre tra Roma e Milano, che c'ha più chilometri di distanza, il volo massimo ci mette 1 ora e 10.
c'è qualche cosa che non mi quadra, ma non importa. Viva la sindaca Colau e il giornalista compiaciuto che dice fa bene la sindaca di Barcellona a vietare e a chiedere di vietare i voli aerei tra Barcellona e Madrid. Vedete, questa è una cosa importante, non è una minchiata, perché il mondo sta andando da questa parte qua. Bene, io direi che con il vostro aereo domani potreste andare nel vostro salotto, domani è lunedì. Scusatemi, prima di raccontare che domani c'è Quarta Repubblica, c'è un pezzo di Panarari oggi sulla stampa molto interessante che racconta il marxismo e la sinistra capitalista contro questi cazzoni della decrescita felice, con questi due studiosi che vi spiegano una roba che io trovo orribile, cioè la critica al capitalismo, ma non fatto da questi cazzoni alla Colau, ma fatto, diciamo, con una sintassi marxista. Domani, vi ricordo, alle 21.15, 21.30 cercheremo di mettere su una puntata di Quarta Repubblica per commentare questa politica incommentabile e di cui in queste ore l'unico gran casino mi sembra lo compini il Presidente del Consiglio. Sito nicolaporo.it, libro Le tasse invisibili che non state più comprando, ma che siete impazziti! Sono finite le feste natalizie e adesso io non voglio più avere questi 100.000 persone che mi ascoltano sulla zuppa Instagram, di Facebook, Twitter e tutti quanti i mezzi possibili immaginabili. Sono 100.000 che si vedono almeno ogni giorno sta zuppa e non ho venduto 100.000 libri. È una roba da matti. Ciao!